Beh, il Comune di Genova si è mosso in questi anni in maniera assolutamente determinata, univoca e costante, in direzione dell'applicazione della legge regionale della Liguria sui giochi leciti e del regolamento che è stato approvato a larghissima maggioranza nel 2013, proprio lo voglio ricordare, sulla base di quella che fu una spinta popolare molto forte da parte dei cittadini di San Pier d'Arena, da parte per la chiusura della sala slot che doveva inaugurare Appelli, che vide Don Gallo in prima fila. Con tutte queste cose io credo che ce le dobbiamo ricordare e a questo punto dobbiamo dirci che come istituzione abbiamo sentito, e non è facile in questo periodo, una grossa consonanza con i cittadini, sia per quanto riguarda la normativa, sia per quanto riguarda l'aspetto di sensibilizzazione che immediatamente con la consulta per i giochi che abbiamo convocato nel Comune di Genova e che ha lavorato regolarmente, alla quale è prevista anche la presenza dei pubblici esercizi delle associazioni di categoria dei tabacchini, siamo andati a fare un'attività che ha portato adesso a Genova ad avere da 59 attività dedicate, 29 attività dedicate e ad avere un elenco di esercizi no slot che sono 300, quindi di persone che con le loro attività, eppure in analoga situazione di crisi socio-economica, hanno comunque si sono mosse per mettersi in regola con quello che è il regolamento comunale. È vero che se entrasse in vigore la legge regionale così come è adesso, si perderebbero moltissimi posti di lavoro in Liguria, secondo lei? Beh, innanzitutto c'è da dire che la legge regionale è già in vigore e la legge prevedeva che per le autorizzazioni già in vigore non si potesse ovviamente intervenire perché non si cambiano le regole del gioco in corso, ma alla scadenza dei 5 anni, quindi di durata delle autorizzazioni, dovessero chiedere l'autorizzazione al sindaco. Su questo si innesta il nostro regolamento comunale che non riguarda, lo vorrei sottolineare perché c'è una precisa indicazione di quelli che sono i giochi, il totocalcio, ad esempio, come invece è stato detto, il totip. Quindi per quanto riguarda la nostra norma comunale, questa norma comunale riguarda macchinette, sale slot principalmente e non andrebbe quindi a toccare una serie di aspetti che invece la regione sostiene che verrebbero toccati. Ma mi sembra che la confusione sia grande sotto il cielo e quello che noi abbiamo chiesto, e abbiamo avuto una convocazione solo dopo un anno e mezzo di amministrazione dell'attuale amministrazione regionale, e crediamo che ben prima si potesse provvedere, ci pare che sia sui contenuti e la portata della legge regionale e dei diversi regolamenti comunali, sia sull'esistenza di diversi regolamenti comunali nell'ambito della Regione Liguria, che non ha neppure una mappatura di quelle che sono le norme nei diversi comuni, sia sulla portata, e ritengo che sia assolutamente importante prenderla in esame. Crediamo che davvero ci siano degli interessi che devono essere guardati da tutti con il massimo rispetto, e quindi non siamo in un'ottica talebana in questo senso, ma Fondamentalmente il lavoro, dice lei. esatto, ma sulla base di numeri corretti. E allora sentire, ripeto, grande confusione sotto il cielo con balletti di numeri assolutamente non confortati da dati, perché io credo che se vogliamo parlare in termini corretti, dobbiamo andare a vedere qual è il fatturato per ogni diversa tipologia di esercizio in relazione a quelli che sono gli introiti derivati dai giochi, eventualmente dai giochi che sarebbero sottoposti all'autorizzazione sindacale. E questo a seconda delle diverse tipologie, da una parte abbiamo le sale dedicate, che peraltro nei 5 anni bene avrebbero potuto mettersi in regola con quella che è la normativa, essendo la loro attività esclusiva, dall'altro abbiamo attività, la cui attività prevalente di elezione non è certo quella di avere delle macchinette, penso ai bar. C'è un modo per aiutare quelle attività che non sono principalmente basate sul gioco, parlo dei bar e delle tabaccherie, per riuscire ad aiutarle ad affrancarsi al gioco d'azzardo? Beh, io credo due cose, e oggi voteremo in consiglio con il parere favorevole della Giunta anche un impegno a muoverci in questo senso. Però io credo che da un lato si debba dire che è difficile che anche eventuali incentivi possano in qualche modo corrispondere, diciamo, a quella che è un'eventuale perdita dalle entrate.
dalle slot, e dall'altro che occorre un principio di equità sostanziale, per cui coloro che non hanno mai installato le macchinette, ovvero coloro che le hanno levate, no? In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale, non possono essere, diciamo, gli onesti che in Italia pagano sempre per gli altri, mentre altre persone, diciamo, lucrano fino all'ultimo secondo su quello su cui possono e poi ottengono addirittura incentivi. Quindi io credo che ci vada grossa attenzione e grande serietà, pur nella consapevolezza di voler supportare le diverse categorie economiche in un percorso slot free. È in preparazione una nuova legge nazionale, che cosa potrebbe cambiare? Beh, una legge nazionale in realtà può tutto fare. I temi sono due. Da un lato, nel momento in cui nel 2013 abbiamo approvato il regolamento comunale genovese, si diceva che entro pochi mesi ci sarebbe stata una nuova normativa nazionale, quindi di stare fermi, e come spesso capita in Italia, se fossimo stati fermi, in realtà saremmo ancora lì tutti assieme ad aspettare Godot. Quindi io credo che le norme vadano attuate, salvo poi uniformarsi a quella che è una cornice nazionale che crediamo sia assolutamente opportuna. Secondo aspetto, crediamo che sia assolutamente opportuna una disciplina nazionale che vada a mettere dei paletti, ma con un rispetto di quelle che sono le autonomie degli enti locali di disciplinare il loro territorio. Mi spiego, ai sindaci si chiede di rendere conto ai cittadini della vivibilità del loro territorio, di come è organizzato, di quali sono le attività economiche prevalenti su cui investire. Bene, a fronte di questo bisogna dare anche ai sindaci gli strumenti a quel punto per prendere delle decisioni, così come effettivamente un tempo avveniva, e tutti lo sappiamo, no? C'erano dei regimi di licenze e di autorizzazioni anche sul commercio che in qualche modo salvaguardava la qualità dei nostri esercizi commerciali. L'ottica delle liberalizzazioni crediamo che non abbia portato nulla di buono né nel commercio a sé stante né tantomeno nel campo delle slot.